Bob, hai visto cosa ha detto Valentino? Soffre di sottosterzo nelle curve a bassa velocità. Vuoi che non lo sappia? Ieri mi ha telefonato disperato per chiedermi cosa deve fare. Ancora con sta storia che a te ti telefona Valentino? Ma sì, perché fra di noi c'è tutto un rapporto, siamo amici, siamo quasi colleghi. E io gli ho detto, Vale, soffri a bassa velocità, sgasa un po' di più e il problema è risolto, no? Ma amore, un consiglione! Nelle cose semplici a volte sta il segreto di tutto. Per esempio, lo sai che stasera è il compleanno di Luana? E tu, per esempio, sai che siete a casa nostra stasera? Ma è ovvio! Piuttosto l'hai preso il regalo. È lì che ti volevo portare, guarda qua. Idea semplice, risultato sicuro. Ah però, e spegni quel cellulare che stia lavorando ancora con sta storia. Ciao Luana! E Luana? Ma dai. Certo che mi ricordo di stasera. Sì, sì, com'è? Il regalino già fatto. Cosa vuol dire il solito grembiule? No, figurati. No, cosa vuol dire ti strozzo? No, ho tutt'altro. No, tranquilla. Ci vediamo stasera. Ciao. Idea semplice, risultato sicuro, Te ridi, adesso cosa faccio? Fa vedere, dai. Sai cosa puoi fare? Puoi usarlo come tovagliolo. Mettetelo un po'. Guarda lì, immensa, ti chiamano il patac. Guarda se sei bello. Ti dona proprio. Bello. Ci vediamo fra un po', vado. Oh Ciccio, dove vai che mancano 2 ore alla fine del turno? Sapete? Devo comprare un altro regalo a Luana, no? Prima che chiude i negozi. Sì, ma come fai ad uscire? Non si può mica, oh. Vabbè, ma la guardia giurata è un amico mio, gli spiego la situazione, roba di un minuto, no? Farà un'eccezione. L'importante è che Luana abbia il suo regalo. Sì, vedi di non prendere te il regalino del licenziamento, dai. Però tu mi devi coprire. Sì, una parola, se passa qualcuno. Lascia stare, ci ho già pensato, guarda qua. Cos'è? È perfetto. C'ha tutto tranne che la testa, mi raccomando, eh. Vabbè, la testa non si nota, non ce l'hai neanche te. Mi raccomando. Ma va. Allora, com'è andata, eh? Ehi, Ciccio, fai poco lo spiritoso, lui qua lavora al doppio di te. Ah, non fa ridere, non fa. Piuttosto, fa vedere, cosa l'hai comprato? Guarda qua, ho puntato sulla tenerezza. Cosa dici, la farà contenta? Mamma mia, contentissima, Bob. Mi stai dando del rospo? Porco boi, non ci avevo pensato. Ci ho pensato io una cosa. Sai cosa fai? La prossima volta, mandaci la tuta a comprare il regalo. Sicuramente ha più testa di te. Sono spaventoso. Ci siamo sbagliati. Idea semplice. La scappetta. Io tengo la scarpetta, eh. Dici che me lo cambiano? 50 anni, guarda.